felice di vedervi così numerosi e finalmente in presenza. E l'appuntamento di stasera, che è davvero da me tanto atteso per una serie di motivi che adesso brevemente vi spiegherò, è un momento davvero importante che dà ragione di una delle attività che dovrebbero essere principali del museo, che è appunto l'attività di ricerca, che come vedete questa volta si è concretizzata in un volume che anche nelle dimensioni dimostra l'opera che oso definire epica, che è stata fatta dalla dottoressa Sara De Michelis, dalla dottoressa Elisa Fiore Morocchetti, che poi ci racconteranno il lavoro importantissimo che hanno fatto. Ma prima di dare la parola agli specialisti che ci porteranno nel mondo del libro dei morti di Bachi, allora Sara, non dico chi era Bachi, così lo lascio dire a te, e ci porteranno anche nel lavoro di Derel Medina, perché questo è un lavoro davvero che fa vedere come la pubblicazione di un testo significhi ovviamente lo studio filologico, la disamina delle fonti, l'attenzione al materiale per la ricomposizione dei frammenti, ma anche il lavoro sul campo, il lavoro sulla cappella funeraria di colui che è il proprietario di questo papiro, che ha un ruolo fondamentale all'inizio dell'età ramesside a Derel Medina, e che diciamo anche stabilisce una modalità di decorazione che poi, come sentiremo, riscontreremo in tombe molto importanti, sia nella Valle dei Re e più tardi anche nella Valle delle Regine. Voglio però stasera ringraziare, lo faccio, non è una cosa di rito, ma è una cosa che sento profondamente, colei che mi affianco, che è Luisa Popotti, per anni meravigliosi di collaborazione, perché insomma non nascondiamo, non è un segreto, quando no, sia tu e sia io siamo arrivati c'erano dei rapporti un po' tesi fra le nostre istituzioni, che grazie a un dialogo costante, a un confronto che è sempre stato franco, perché un dialogo costante significa anche essere non si è d'accordo quando non si è d'accordo e trovare delle soluzioni, ci ha permesso assieme di avviare un percorso. Quello che presentiamo stasera non sarebbe possibile senza la soprintendenza, non sarebbe stato possibile senza l'Archivio di Stato, che ci ha messo a disposizione i restauratori, ci ha dato a disposizione gli spazi, ci ha permesso di costruire un dialogo con l'Archivio di Stato e di ricostruire i disecta membra, perché questo letteralmente, Sara, erano dei disecta membra che sono rimasti rimessi assieme. Ma c'è un altro punto importantissimo dei disecta membra, che era il nostro archivio, che più non esisteva perché era stato riversato in Archivio di Stato. Abbiamo potuto digitalizzare, grazie alla collaborazione costante, avere i documenti digitali, abbiamo potuto riportare, e ringrazio Marcella Trapani, le lastre fotografiche qui in museo, e pian piano stiamo ricostruendo una storia. Quando sono arrivato, e Luisa Popotti mi ha subito trovato d'accordo in questo, abbiamo anche deciso che nelle nostre didascalie non mettere più soprintendenza alle antichità egizie e fondazione Museo delle Antichità Egizie, ma di dire vogliamo chiamarci Museo Egizio, perché in Museo Egizio ci sono due aspetti, ci siamo noi che facciamo la gestione diretta qui, ma c'è la soprintendenza e assieme ci prendiamo cura del patrimonio. Ecco, questo libro secondo me tangibilmente fa vedere questo. E permettetemi, da ultimo, prima di lasciare la parola alla soprintendente, di ringraziarla ancora una volta, a pochi giorni dalla sua messa in quiescenza, cosa che di cui ovviamente noi ci rattristiamo tutti, ma siamo consapevoli che non solo la collaborazione con l'istituzione continuerà, ma anche la collaborazione professionale con Luisa Popotti, perché noi vogliamo continuare a collaborare con l'architetto Popotti per il bicentenario. Lo sa già che non la lasceremo andare in pensione, ma che avrà un ruolo qui da noi al museo, perché assieme vogliamo arrivare a festeggiare il bicentenario preparati da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'edificio, sia avendo implementato ancora di più la cura, la tutela e la ricerca. Quindi il mio ruolo qui stasera è semplicemente di dire un grazie. Adesso lascio la parola all'architetto Popotti, e prima poi di introdurre gli altri ospiti. Eccoci. Va?
sono, devo dire, persino un po' emozionata, perché è un momento significativo questo. Io, lo sapete, lo sanno tutti, non sono un'archeologa, però in tanti, appunto, ormai quasi alla fine, nei tanti anni quasi finiti di vita della soprintendenza, ho avuto modo di seguire un po' dall'esterno, un po' dall'interno, quel percorso lungo, molto impegnativo, che ha portato alla realtà di oggi, cioè il percorso che ha portato quella che era la soprintendenza speciale alle antichità egizie, perché così si chiamava, a partire dagli anni 90, a conferire la propria collezione egizia importante, la propria sede all'interno del Palazzo dell'Accademia delle Scienze a una nuova fondazione, una fondazione che è stata una sperimentazione a livello nazionale di struttura mista tra Stato e privati e altre istituzioni pubbliche, e diventare quindi, confluire nella soprintendenza archeologica o archeologia, come poi si è chiamata, che si chiamava soprintendenza archeologia, e al Museo delle Antichità Egizie, per poi scomparire nel nome e confluire con la riforma Franceschini all'interno della soprintendenza unica, mantenendo però delle competenze di tutela che fanno sì che io abbia una grande ricchezza di dotazione organica specializzata in egittologia, tutta qui seduta in sala, le quattro funzionarie che saluto e ringrazio. Il percorso non è stato un percorso privo di ombre, è stato un percorso molto difficile che ha visto all'opera giuristi, tecnici e soprattutto tanti amministrativi, che ha avuto momenti di alti e di bassi, che ha avuto tante opposizioni, perché sembrava che ci fosse, non so, quasi un intento di dismettere un patrimonio così importante, no? Da regalare i gioielli di famiglia a un ente non meglio precisato, che però poi ha trovato una strutturazione talmente forte che è stata replicata in tanti altri casi, e direi che adesso che sono quasi 20 anni, 18 anni dalla firma di quell'atto così contestato, bene, direi che oggi è 18 anni è pacifico che ci siano stati dei risultati tutti positivi, risultati che possono essere facilmente misurati nella loro natura tangibile, no? Allora possiamo contare il numero dei visitatori, cosa che né a me né a te piace tantissimo, ma comunque dal polso possiamo contare i metri quadri di superfici museali e di allestimenti riqualificati, resi leggibili, resi fruibili in piena sicurezza. Possiamo valutare anche le cose intangibili, come la buona reputazione del museo, che è indiscussa, come la qualità dell'accoglienza, che è apprezzata da tutti i visitatori, turisti esterni o torinesi che siano. Ma poi c'è un risultato che è per me particolarmente importante, proprio perché ho fatto tanti anni di vita della soprintendenza e ho seguito tanto da vicino questo percorso, che è quello che vediamo oggi, cioè il risultato di vedere un'istituzione museale che mette moltissimo impegno e anche moltissime risorse nella crescita dell'attività di studio e di ricerca, che sembra una cosa scontata, ma in realtà è piuttosto un'eccezione nel quadro delle strutture museali nazionali, vedere tanto impegno anche economico nelle attività di studio e di ricerca. Ed è molto bello, è per questo che sono particolarmente contenta di essere qui, perché a queste attività di studio e di ricerca partecipa anche attivamente la soprintendenza. Abbiamo visto che tutto questo percorso è stato all'insegna dell'attenzione giuridica, tecnica, amministrativa, abbiamo firmato un protocollo d'intesa e ringrazio chi si occupa nel mio ufficio di educazione e ricerca, nello specifico oggi proprio un'egittologa, la dottoressa Trapani, e così l'attività di tutela che è attivamente seguita dall'altra egittologa, la dottoressa Borla, e ringrazio anche lei, così ho nominato anche loro, ho riconosciuto questo impegno attento che la soprintendenza mette nella relazione con il Museo Egizio, così in definitiva noi partecipiamo all'interno della nostra attività di tutela anche alla promozione dell'attività di ricerca del museo. E mettere insieme la tutela e lo studio, la tutela e la ricerca, secondo me è veramente fare una cosa giusta e perfetta. E se c'è bisogno di una conferma, andiamo a leggere la nostra Costituzione, che l'articolo 9 prima dice che la Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca tecnica e scientifica, e immediatamente dopo dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Quindi tutta questa cosa
perfettamente rispondente a quello che dovrebbe essere l'attività delle istituzioni culturali in Italia è dentro questo libro oggi. Un libro di cui io non parlo perché non sono assolutamente capace di parlare di uno studio, di un lavoro scientifico così approfondito, però so che è l'esito di tantissimi anni di lavoro della dottoressa Sara De Michelis e della dottoressa Fiore Marocchetti, anche loro funzionari archeologi della nostra soprintendenza, lavoro che è descrivibile guardando una foto che c'è nel libro, pagina 22, l'ho detto così dovete comprare il libro per vederlo, cioè l'immagine di una delle dozzine di scatole, cassette di cartone in cui erano, diciamo, riposti, ma comunque direi quasi buttati, migliaia di frammenti di questo papiro, confusi tra di loro, variamente accartocciati, migliaia di frammenti che la dottoressa De Michelis, Sara, ha pazientemente ricomposto insieme a Elisa in questi anni, avvalendosi delle competenze con il sostegno del laboratorio di restauro e delle strutture dell'archivio di Stato, fino ad arrivare a un risultato che ci racconta qualcosa del misterioso Bachi, di cui non parlo nemmeno io perché ne parlerete voi. Abbiamo il veto. Non possiamo dire chi è Bachi, ma lo sappiamo. E certo questa specie di lunghissimo puzzle non ha richiesto semplicemente le competenze da enigmista, anche se credo che anche quelle per certi aspetti siano state utili, ma ha richiesto alle mie due funzionarie di mettere in campo tutte le loro competenze, che sono competenze alte in materia di papirologia, quindi in materia di scrittura, ma anche di inchiostri, di supporti e di quant'altro. Ed è un risultato che per la verità emoziona, cioè a me ha emozionato, perché dopo tutti questi anni in cui vedevamo Sara le prese con dei frammentini di papiro, sembrava un lavoro, quasi una tela di Penelope, no? Che non finiva mai, ecco invece c'è un risultato edito, meraviglioso, quindi a me a questo punto rimane solo da fare dei ringraziamenti. Ringraziamenti alle due autrici, che tengono alta la fiaccola dell'attività scientifica delle soprintendenze, no? Un'attività che è sempre stata importante, che certe volte viene travolta dalle carenze di organico, dalla fatica quotidiana dell'attività di tutela, che invece veramente si mostra in tutto il suo valore in questo volume. Ringraziare l'Archivio di Stato, non c'è il dottor Benedetto, ma ringrazierei lui per la disponibilità di tutti i suoi predecessori, c'è l'archivio, ci sono i restauratori, le riconosco. Ringrazierei lui per la disponibilità dei locali, delle attrezzature e soprattutto di queste professionalità così specifiche che hanno avuto modo di testarsi quindi anche sui papiri. E poi ringrazio il Museo Egizio perché Cristian mi ha ringraziato. Io non lo faccio perché devi sempre ringraziare chi ti ringrazia, ma veramente siamo riusciti a costruire un'architettura di collaborazione che credo ci abbia fatto vivere tutti più sereni in questi anni e abbia dato degli ottimi frutti. Questo è sicuramente uno. Bene, lascerei la parola alle autrici. Sì, allora, prima di dare la parola alla dottoressa De Michelis, alla dottoressa Fiore Marocchetti, voglio chiamare qui un attimo il dottor Federico Pull, che brevemente ci presenta cos'è questo volume, ovvero in quale serie si inserisce questo volume, perché nel lavoro che citava prima anche l'architetto Papotti, il Museo Egizio si è posto il problema di dotarsi di strumenti per pubblicare la ricerca svolta internamente ed esternamente che porta alla pubblicazione della collezione che ospitiamo. Il dottor Pull è direttore del giornale scientifico del Museo Egizio, della rivista del Museo Egizio e cura le pubblicazioni scientifiche. Non dobbiamo dimenticare però, e anzi deve andare un sentitissimo ringraziamento anche alla dottoressa Susanna Toffer che è qui in sala e che ha assistito alla parte editoriale e che ha assistito Federico nel lavoro. Vorrei ricordare e chiudo ancora due concetti. La soprintendente ha parlato dell'articolo 9 della Costituzione, che è un po' il faro di tutta la nostra attività.
Io penso che, l'ho proposto più volte anche all'allora capo di gabinetto, che forse in una revisione del codice dei beni culturali potremmo arrivare a colmare il divario che a volte è fittizio, di cui parlano i giornali, ma che in realtà non c'è, fra tutela e valorizzazione, coniando un'altra parola, è una parola latina, la parola cura. Perché dico questo? Perché, come diceva la soprintendente, non esiste tutela senza ricerca. Se non conosci il patrimonio non lo puoi tutelare. La tutela però va ancora un po' più in là, perché anche quello che fa un museo, quello che viene detto valorizzazione, in realtà è parte esso stesso della tutela. Se non si fa educazione, se non si formano i ragazzi, se non si formano le nuove generazioni, se non si ancora il ricordo della collezione nella società, la collezione non avrà un futuro. E quindi io vedo davvero due aspetti, e questa parola cura, peraltro ricordo il richiamo che ci ha fatto AICOM nel 2006, a cui l'Italia ancora non ha risposto, il fatto che non abbia sviluppato le professionalità museali, ovvero quelle dei curatori, cosa che AICOM richiede come professionalità riconosciuta. E quindi, avendo detto questo, do la parola al dottor Poole, che brevemente ci spiegherà quali sono i due volumi che precedono questo, e questo è appunto il terzo volume di una serie, che però andrà avanti e che Luisa ci vede ancora coinvolti con la soprintendenza, non solo. Beh, già il primissimo volume è stato una collaborazione strettissima con la soprintendenza, ma stiamo lavorando, come tu sai, anche ai tessuti, e anche quello senza il lavoro di Matilde Borla non sarebbe possibile. Quindi chiudo di nuovo il mio ringraziamento a Matilde Borla, a Elise Fiore Marocchetti, a Sara De Michelis e a Marcella Trapani per tutta la collaborazione che ci hanno dato in questi anni. Grazie. Io mi sono insinuato fra la presentazione del direttore e della soprintendente Papotti per riparare in qualche maniera, tardivamente e solo parzialmente, a un'omissione. Cioè, noi abbiamo inaugurato la serie degli studi nel Museo Egizio alla fine del 2019, con i due volumi le cui copertine vedete nella diapositiva, e eravamo ben intenzionati a fare una presentazione della serie e dei volumi, e poi è successo quello che sappiamo tutti, insomma, la pandemia è cominciata e si sono perse per strada tante buone intenzioni. Quindi, molto brevemente, solo per ricordarvi che questo bel volume è il terzo degli studi del Museo Egizio, che nascono perché per noi era importante, come il direttore ha ricordato, per noi la ricerca è una priorità, e l'esito finale della ricerca deve essere la pubblicazione. Abbiamo quindi creato la serie degli studi del Museo Egizio, e in qualche maniera abbiamo riannodato un filo, perché erano parecchi anni che il Museo Egizio si concentrava su altri aspetti ugualmente importanti, ma comunque non aveva una propria editoria, mentre ce l'aveva avuta. Aveva avuto per decenni il catalogo del Museo Egizio, e quindi era inevitabile che noi volessimo proprio riprendere un discorso che mai del tutto interrotto, ma comunque che aveva conosciuto una battuta di arresto. E abbiamo pensato, però, piuttosto che risuscitare il catalogo era una grande impresa che ha dato esiti importanti, era un catalogo, voleva essere effettivamente documentare sistematicamente, una collezione alla volta, un monumento importante alla volta, la collezione del museo. Noi volevamo continuare a fare monumenti e cataloghi, in quel senso in piena continuità con quel sentimento, però volevamo anche
pubblicare altro, un altro genere di ricerche, cioè ricerche che non necessariamente, dove il fuoco non fosse necessariamente il reperto in sé, ma ne è un esempio molto calzante il volume di Assiut, quello, il primo degli studi del Museo Egizio. Questo è un volume dove è un'indagine che parte innanzitutto da un'indagine archivistica, e questo è uno degli assi portanti attualmente della ricerca del Museo Egizio, lo scavo non solo nella sabbia ma anche invece nella polvere, cioè negli archivi ancora, che sono ancora ricchi di informazioni, sono una fonte importante di informazioni a cui dovremo ancora attingere per molto tempo. E questo volume è Assiut, The Excavations of the Italian Archaeological Mission, 1906-1913, un libro con un diciamo internazionale, interistituzionale, che vede i cui autori sono Joachim Kahl dell'Università di Berlino, Alice Maria Sbriglio, il nostro curatore Paolo Del Vesco e Marcella Trapani della sovrintendenza. E questo volume ripercorre nasce da un'indagine proprio di Alice Maria Sbriglio, che ha analizzato le carte di Schiaparelli relative al sito archeologico di Assiut, ai diversi anni in cui, nelle diverse campagne condotte dalla missione italiana lì. E stiamo parlando di scavi, come purtroppo spesso succede con gli scavi di Schiaparelli, inediti, ma per fortuna c'è l'archivio ed è veramente ricco di informazioni, e queste informazioni trascritte, tradotte, interpretate, studiate, analizzate, costituiscono, io direi, il nucleo principale di quest'opera, che poi vede anche degli importanti momenti di sintesi nei capitoli dedicati da Joachim Kahl agli scavi antichi e moderni, perché questa è un'altra direttrice di lavoro del Museo Egizio, gli scavi attuali che in qualche maniera trovano una sintesi con la ricerca sugli scavi effettuati, ormai stiamo parlando di più di 100 anni fa. Ecco, è una cosa che stiamo facendo con Daniel Medina, è un'impostazione comunque che appartiene agli studi egittologici odierni. Quindi c'è una missione tedesco-egiziana che conduce un'indagine ad Assiut, e in questo ambito si conduce anche la ricerca sugli archivi di Torino, e dicevo ci sono delle sintesi importanti in questo volume che precedono l'analisi della documentazione, che sono ad opera dello stesso Joachim Kahl, che racconta gli scavi antichi e gli scavi moderni, di Paolo Del Vesco, che analizza la figura di Schiaparelli come archeologo. E è una presentazione, un excursus sull'archivio fotografico del Museo Egizio a cura di Marcella Trapani. E quindi questo volume è il primo della serie, ma a distanza direi di minuti dalla stampa di Assiut, arriva il volume 2, che è curato da Elisa Fiore Marocchetti, il libro Mummie Egizie di Torino. E questo libro ha anche un approccio molto moderno, nel senso che è un libro interdisciplinare, altamente interdisciplinare, quasi senza soluzione di continuità. Le conoscenze, la scienza egittologica e archeologica trova una sintesi con le grandi straordinarie possibilità offerte dalla TAC, dalla tomografia assiale computerizzata, per sbendare le mummie senza sbendarle, per guardare dentro ai bendaggi, vedere i gioielli nascosti nel bendaggio di Ica, che avete ammirato voi nella mostra Archeologia Invisibile, scoprire
le patologie da cui erano afflitti i vari soggetti analizzati, verificare la varietà delle tecniche di mummificazione che comportavano l'estrazione del cervello, come tutti sappiamo, delle viscere, sì, a volte sì, a volte no, cioè, c'è una variabilità anche nelle pratiche, e tutto questo è stato realizzato con Elisa Fiore Marochetti per la parte archeologica, egittologica, e poi il contributo fondamentale delle antropologhe Rosa Boano ed Emma Rabino Massa, stiamo parlando di, che si occupano del lavoro in particolare di Giovanni Marro, l'antropologo fisico che accompagnava la missione di Schiaparelli a Siut e Jebel Ein, da cui provengono le ricche collezioni di resti umani dell'Università di Torino. E poi ancora ci sono i virtuosi della TAC, quindi Federico Cesarani, Giovanni Gandini, Maria Cristina Martina, e un capitolo introduttivo è fornito da un altro specialista delle mummie egiziane, Bob Breer. E quindi questi sono i due volumi completamente diversi di argomento, di impostazione, come un'altra cosa il volume che stiamo per che sta per essere presentato. Voglio solo dirvi ricordarvi che le studi del Museo Egizio stanno andando avanti, ci sono varie monografie che sono per adesso solo una scintilla nell'occhio dell'autore, ma ci sono anche alcuni manoscritti che sono materialmente in mano nostra e sono in valutazione / già in fase di pubblicazione. Quindi voglio solo brevemente ricordare che aspettiamo a breve l'uscita di uno studio di Silvana Cincotti su Riffaut, lo scultore marsigliese che voi sapete ha arricchito di opere monumentali la collezione Drovetti, basata sulle sue memorie inedite negli archivi, ancora una volta gli archivi di Ginevra, e poi uno studio molto approfondito e ricco di Edoardo Guzzon sui sarcofagi dei coltivatori di loto, un complesso archeologico, e anche questo, e questa è un'impostazione anche questa che è cara a noi, quella di andare per contesti piuttosto che solo per oggetti. Quindi questo studio di Guzzon sono i sarcofagi che vengono dalle tombe dei figli di Ramses III nella valle delle regine, e poi ancora di prossima pubblicazione uno studio, sono molti gli autori ma vi citerò solo i curatori, Paola Buzzi e Tito Orlandi, che studiano, hanno fatto uno studio sui nostri codici copti. E ho in lettura, non ancora devo finirlo, ma la tesi di Vera Rondano, tesi di dottorato in America, di Vera Rondano sulle reticelle funerarie provenienti da quello stesso contesto archeologico, quello delle tombe riutilizzate dei figli di Ramses III. Quindi con questo concludo la mia intrusione. E naturalmente il vero motivo per cui siamo qua è per parlare di questo splendido lavoro di ricostruzione, interpretazione e studio di Sara De Michelis e di Elisa Fiore Marochetti, a cui passo molto volentieri la parola. Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera, avete sentito molti ringraziamenti e adesso quindi sentirete anche i miei, sono doverosi nei confronti del direttore greco che ci ospita questa sera, nei confronti del nostro soprintendente che ci ha dato la cosa più importante in questi anni, cioè il tempo necessario per portare avanti questo lavoro che è stato davvero molto complesso. E poi Federico e Susanne che hanno dato un contributo notevole all'editing, dando una forma, diciamo, monumentale al nostro libro.
e soprattutto grazie ai restauratori, senza di loro oggi non avremmo nulla di cui parlare. Quindi possiamo partire. Eccoci. Allora, questo è stato uno dei nostri punti di partenza. Una situazione abbastanza disperata, vedete frammenti mescolati tra di loro, avevamo diverse scatole, cartelline, vetri dispersi contenenti frammenti di papiro che in realtà, mano a mano che iniziavamo a dipanare la matassa, ci siamo resi conto non appartenevano a un unico manoscritto, ma bensì a più manoscritti mescolati tra di loro. Infatti vi erano frammenti appartenenti al libro dei morti di Bachi, di suo figlio Oremuia, della cui ricostruzione si è occupata in solitario Elisa, e ancora due libri dei morti e un libro dell'Amduat, di cui per il momento non ci siamo occupati. Mano a mano che riuscivamo a dare una sistemazione più consona agli attuali criteri di conservazione di questi frammenti, ci rendevamo conto che le possibilità erano notevoli, che il manoscritto era straordinario, di una qualità notevole, e che il proprietario, questo misterioso Bachi, meritava sicuramente un impegno più serio, e ci siamo così rivolti ai nostri amici. Siamo ritornati da coloro con i quali avevamo da poco concluso il restauro delle papiro delle miniere, che oggi potete ammirare nella sala dedicata del Re Medina del museo, e loro erano disponibili a intraprendere un nuovo progetto di più ampio respiro. Abbiamo quindi iniziato questa collaborazione che dura tuttora, perché ci siamo così tanto divertiti che abbiamo continuato su altri papiri frammentari. E abbiamo lavorato gomito a gomito. Perché? Perché in questo genere di intervento è ovvio che la componente scientifica serve da guida per i restauratori. Infatti, sulla base del riconoscimento dei testi, noi siamo stati in grado di ricomporre degli insiemi che poi i restauratori giuntavano, quindi dopo aver consolidato i frammenti, riunivano sulla base di quanto noi riuscivamo a riconoscere con l'identificazione dei testi, appunto. In alcuni casi, laddove non avevamo documenti a disposizione, siamo anche andati a ricostruire in digitale manoscritti frammentari conservati in altre collezioni. Le ricostruzioni fatte in digitale sono poi state trasformate, in questo caso da Rosetta, in facsimile, che sono stati utilizzati per il riposizionamento dei frammenti. Attraverso la retroilluminazione del papiro vedete che si evidenzia questo fitto reticolato costituito dalle fibre vegetali e che rappresenta un altro strumento utile alla ricostruzione di documenti frammentari, e questo è servito ai restauratori. Devo dire che in questo sono stati inflessibili, verificando ogni singolo frammento attraverso la sequenza delle fibre. Hanno potuto controllare che quello che noi dicevamo essere corretto attraverso la lettura dei testi lo fosse anche dal punto di vista della struttura materiale del papiro. Completati poi le varie ricostruzioni, i frammenti sono stati posizionati sotto vetro in una struttura a sandwich, e questo è ancora il metodo utilizzato più correntemente per la musealizzazione dei papiri. Una domanda con la quale spesso abbiamo fatto i conti riguardava appunto come mai questo papiro era ridotto in una condizione simile, perché era così frammentato. Credo che questo papiro sia arrivato così a Torino, ma direi che non è l'unico papiro in frammenti, anzi il cuore della collezione di papiri di Torino, come sa benissimo Susanne, è fatto di frammenti. Le ricerche d'archivio condotte negli ultimi anni da Laura Donatelli, sia all'Accademia delle Scienze che all'Archivio di Stato di Torino, hanno reperito molti documenti interessanti per ricostruire la storia della collezione che il console Bernardino Drovetti era andato riunendo in Egitto agli inizi del 1800.
Sappiamo che Drovetti lavorò molto, almeno i suoi emissari lavorarono molto nell'area tebana, e nel catalogo, nel primo catalogo noto della collezione da lui riunita, sono menzionati 170 papiri e manoscritti. La descrizione è troppo sommaria perché vi si possano riconoscere dei papiri attuali. Certo, alcuni di questi è detto che erano dipinti, colorati, si tratta sicuramente di libri dei morti, ma non credo che Bachi fosse uno di loro, perché penso piuttosto che il nostro si trovasse in buona compagnia all'interno di due casse che vennero spedite già alla fine del 1820 da Alessandria d'Egitto a Livorno, dove arrivarono a febbraio, quindi dopo 61 giorni di navigazione. Il Drovetti aveva necessità di vendere la propria collezione e quindi iniziò a mandare reperti all'interno di 131 casse perché questi potessero essere più facilmente visionati e convincere quindi i Savoia all'acquisto della raccolta. Di queste casse, il documento che è conservato all'Archivio di Stato ricorda che due contenevano frammenti di papiro. Ecco, questi frammenti saranno quelli che vedrà anche Jean-François Champollion, che è arrivato a Torino subito dopo l'arrivo della Drovettiana nel 1824, sarà il primo a descrivere con un tono talvolta accorato lo stato di conservazione dei nostri manoscritti. Sarà lui, infatti, a un certo punto a convincere un arcigno curatore, che dobbiamo immaginare essere Cordero di San Quintino, a tirar fuori frammenti di papiro conservati in certe casse, e questi frammenti verranno riversati su un tavolo, e da questo tavolo ricolmo di frammenti Champollion inizierà ad estrarre alcuni di quelli che sono oggi i papiri più celebri della nostra collezione. Basti citare Papiro dei Re, Papiro delle Miniere, dando avvio a quest'opera colossale di ricostruzione e di acquisizione culturale dei manoscritti della collezione di Torino, un'opera che continua tutt'oggi, lo sa benissimo Susanne, che dirige un progetto internazionale di recupero e di ricostruzione di frammenti di carattere amministrativo provenienti da Deir el-Medina. Ma finalmente eccoci, chi era Bachi? Con la collezione Drovetti arriva a Torino anche una stele che potete vedere. Questa stele rappresenta il nostro uomo inginocchiato in atto di adorazione davanti a al di sotto di queste due arieti che rappresentano il dio Amon. Questa stele probabilmente non viene dalla tomba, o almeno non lo sappiamo, ma forse da una delle cappelle votive costruite durante il regno di Seti I. Il sito di provenienza comunque è Deir el-Medina, lo sappiamo perché il testo ce lo dice. Bachi era uno scriba ed era il capo della squadra nella sede della Verità. Quale squadra? Ma naturalmente quella degli operai specializzati nella costruzione, nella decorazione delle tombe nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. Il nostro uomo quindi seguì in prima persona, fu il direttore dei lavori nella realizzazione di una delle tombe più straordinarie della Valle dei Re, cioè la tomba di Seti I, che è interamente decorata dall'entrata fino alla camera del sarcofago. Ma questa stele ci dice anche di un altro aspetto della sua attività lavorativa, perché anche Bachi fu coinvolto in un'attività di restauro, nel restauro dei monumenti nel nome del dio Amon. E questo ci richiama a una fase storica molto particolare della storia dell'Antico Egitto, quella dell'eresia marniana. Saprete che a un certo punto il faraone Amenofi IV ricusa il culto degli dei tradizionali per instaurare un'unica divinità, il dio Aton, la cui manifestazione immanente è il disco solare, lascerà Tebe e fonderà una nuova capitale a Amarna. I templi dedicati ad Amon andranno in rovina e i faraoni successivi tuttavia ripristineranno le precedenti costruzioni, il culto tradizionale a partire da Tutankhamon, e i sovrani successivi si dedicheranno a delle attività di restauro e ricostruzione. Seti I, lo sappiamo, fu attivo nel Tempio di Luxor e nel Tempio di Karnak, e probabilmente il nostro Bachi ebbe un ruolo attivo in queste attività di restauro e di ripristino.
Tuttavia, non solo la stele, anche altri elementi del corredo funerario provenienti dalla tomba di Bachi ad Ere Medina sono arrivati a Torino con la collezione Trovetti, ma cedo la parola ad Elisa perché sarà lei a raccontarvi di questa parte della ricerca. Grazie Sara. Sì, per quanto riguarda gli oggetti della tomba di Bachi arrivati a Torino, sappiamo dell'esistenza di, per esempio degli usciatti di Bachi che venivano dalla tomba ovviamente e della moglie di quest'ultimo, Taizen, la quale compare anche nel papiro. Questi oggetti appunto arrivano a Torino con la Drovettiana e provengono dalla tomba che è situata nella zona sud-occidentale del cimitero del villaggio. Sì. Scusate, nella zona sudoccidentale della necropoli del villaggio di Ere Medina. Questo materiale fu probabilmente raccolto dagli agenti del Drovetti prima dell'invio a Torino della collezione, quindi siamo intorno alla fine all'inizio dei primi anni 20 del 1800. Nel corso passano 100 anni e i primi scavi sistematici della tomba sono a opera della missione francese diretta da Jacques Lecomte du Nuy, che effettua dei ritrovamenti, tra cui dei frammenti di Libro dei Morti, come viene riportato nelle sue scarne annotazioni. La tomba di Bachi e di suo padre Onnofri consiste in due strutture sovraterra che sono delle cappelle di culto, in particolare quella a nord è cosiddetta una cappella a mastaba, ma non è improprio come termine, comunque che racchiude una stanza all'interno e si affaccia su un cortile recintato. A sud di essa si trova invece una piramide, una piccola piramide che è un tipo di sovrastruttura comune ad Ere Medina. Davanti a queste due cappelle si aprono dei pozzi da cui si accede alle camere ipogee. Nel corso degli scavi francesi del 1927 Bernard Bruyère si occupa di indagare uno dei pozzi, ma non quello che era stato oggetto della. Okay. Scusate, ma va via. Passano ancora 100 anni. Quindi nel corso delle ricerche anche d'archivio che si sono fatte per lo studio del papiro, si vuole vedere se questi frammenti trovati nel 17 negli scavi francesi siano effettivamente quelli che potevano essere pertinenti al papiro di Bachi. E qui inizia una ricerca in loco al Cairo, quindi una collaborazione tra l'Istituto Francese di Archeologia Orientale e la Soprintendenza, e l'IFAO ha finanziato questa ricerca e i primi tra il 2017 e il 2019 mi sono recata al Cairo e ho trovato una condizione abbastanza simile di questi frammenti conservati nelle scatole, un po' come era successo
per la Drovettiana e comunque si è capito subito che questi appartenevano al papiro di Bacchi e si è potuto ricostruire in questo modo parte, segmenti di vari capitoli, alcuni dei quali ricongiungevano virtualmente con quelli di Torino, e il libro presenta questa ricongiunzione virtuale appunto di, perché ovviamente non si possono portare fuori dall'Egitto. Ecco. La tomba di Bacchi. Ecco, è stata oggetto di ulteriori indagini nel corso del 2020 si è avviato una ricerca, una prospezione per cercare di individuare se vi fossero ancora presenti dei frammenti all'interno delle camere ipogee, perché questa tomba dal 1917 non era stata più indagata e nel corso della pulitura di una delle camere, in particolare questa che vediamo più a nord che è l'unica decorata, si sono anche raccolti dei frammenti dell'intonaco parietale che si sono adesso in primo momento solo ricostituiti virtualmente, perché purtroppo non sono ancora si è ancora impossibilitati a effettuare dei restauri. La tomba ipogeo era collegata, cioè questi ambienti accessibili dal posto 298 erano collegati all'altro scavato da Bruyère, ma al momento un crollo ha bloccato il passaggio tra le due serie di camere ipogee, per cui al momento ci si è concentrati sugli ambienti del 298. La tomba contiene i resti di almeno 25 persone, questi resti sono stati individuati dall'equipe degli antropologi che sono di Anne Austin, che è una missione americana e francese, e sono relativi a diverse fasce di età. È molto interessante il ritrovamento più di una mummia tatuata, che adesso stanno venendo fuori a Deir el Medina, e la sala, diciamo che le condizioni, le fotografie mostrano le condizioni in cui si trovavano le sale prima della pulitura, diciamo, dell'immagazzinamento nelle casse, e quindi farebbe ben sperare che si potesse magari recuperare qualche frammento di papiro che sia sfuggito ai precedenti esploratori, però al momento non è ancora venuto fuori niente. Adesso io voglio passare la parola di nuovo a Sara, che vi parla della tradizione dei libri dei morti di Deir el Medina. Grazie. Bene, quindi dopo questa contestualizzazione archeologica passiamo a una contestualizzazione storico-culturale del nostro papiro. Deir el Medina è un sito che ha restituito, come sapete, una straordinaria quantità di reperti archeologici e tantissimi, tantissimi davvero testi scritti, sia su papiro che su ostraca. Testi di vario genere, tantissimi documenti letterari che rivelano quindi anche il livello culturale elevato degli scribi che vi abitavano, ma anche testi magici, rituali e tantissimi documenti amministrativi. Invece la documentazione relativa a libri dei morti è abbastanza scarsissima. I testimoni noti sono davvero pochi, il che è sorprendente se pensiamo che il libro dei morti in realtà è il testo più scritto nella storia dell'antico Egitto. Quella che vedete è la tomba di Sennegem in una immagine d'archivio, visto che abbiamo tanto parlato di archivi, e l'archivio storico del Museo Egizio, un'immagine di Ernesto Schiaparelli, che lavorando anche a Deir el Medina non ha lasciato purtroppo diari di scavo, però documentazione fotografica e
da questo punto di vista, quindi era avanti con i tempi. Ecco, questa tomba, per esempio, ha le pareti interamente decorate con scene che illustrano formule, parti del Libro dei Morti, però nel suo corredo, che è stato trovato alla fine del 1800, sembrerebbe intatto, non facevano parte i Libri dei Morti. Questo si è supposto per molto tempo perché, il papiro era un caro e quindi ciò che di solito veniva scritto su papiro era invece traslato sulle pareti della sepoltura. In realtà le cose non stanno precisamente così e probabilmente anche la tomba di Sennegem è stata riaperta e visitata dopo che il titolare era stato sepolto, questo ce lo dicono studi più recenti, e chissà, forse il papiro c'era ed è stato successivamente trafugato, ma ovviamente rimaniamo nell'ambito delle ipotesi. Poi certo mi potrete dire che c'è un papiro molto famoso che è qui a Torino, che è il papiro di Ka, che insieme al gemello, che non è stato trovato nella tomba e che oggi è conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi e che era probabilmente destinato alla moglie Merit, rappresentano qualcosa di eccezionale per il sito di Deir el-Medina. Non sono infatti prodotti di una bottega locale, ma provengono verosimilmente da un atelier sempre di area tebana, ma di altissimo livello, poiché hanno delle similitudini molto elevate con il papiro di Iuia, che era il genitore della regina Teie, moglie di Amenofi III. Invece per la XIX dinastia, che è l'epoca che ci interessa, i testimoni sono davvero sparuti, molto pochi. Tuttavia gli studi più recenti condotti da soprattutto Barbara Lüscher ci hanno permesso di riconoscere invece l'esistenza di una tradizione locale che produceva dei libri dei morti molto più ampia di quanto finora ritenuto. Il testimone ad oggi meglio conservato è quello che vedete nella diapositiva ed è il Libro dei Morti dello scultore Neferrenpet, attivo durante il regno di Ramesse II, un papiro comunque frammentario, mutilo della sezione iniziale, di parte inferiore e, a mio avviso, mancante anche della parte finale. Oltre a questo testimone, la Lüscher è riuscita a identificarne altri che parlano di una tradizione che ripete quindi elementi che la rendono caratterizzante, ovvero sequenze di capitoli, di formule che si ripetono in modo identico. Voi sapete che il Libro dei Morti è un insieme di formule, ne conosciamo oggi 192, ma non tutte sono trascritte sui papiri funerari. Di queste alcune venivano trascelte sulla base sia di indicazioni della committenza sia di tradizioni locali. Ecco, anche in Deir el-Medina c'era una specifica tradizione che grazie agli studi della Lüscher oggi possiamo meglio definire, perché lei ha riconosciuto un insieme abbastanza cospicuo di testimoni, tutti frammentari, dispersi in collezioni di tutto il mondo, e anche noi abbiamo dato un nostro contributo aggiungendo frammenti a frammenti, perché in realtà questo lavoro sul papiro di Bachi si è rivelato fonte di un'infinita serie di interventi di ricostruzione che stiamo tuttora realizzando. Elisa, per esempio, lavorando in Egitto, ha identificato dei frammenti che sono questi, che integrano quelli già pubblicati da Lüscher di un papiro conservato a Princeton e che provengono dagli scavi di Bruyère a Deir el-Medina. Noi qui a Torino poi ci siamo dilettate a lavorare, ed è ciò che stiamo attualmente ricostruendo all'Archivio di Stato, il libro funerario, il papiro di Ramose, uno degli scribi più celebri di Deir el-Medina, attivo durante il regno di Ramesse II, un papiro rinvenuto dagli scavi di Schiaparelli in Egitto nel 1909, e frammenti di questo stesso documento li abbiamo potuti reperire a Berlino, e grazie alla restauratrice di Berlino, Miriam Krugsch, che ho avuto il piacere di incontrare recentemente, abbiamo anche occhi e mani che ci danno un aiuto nel ricostruire a Berlino sulla base delle indicazioni e dei ritrovamenti che stiamo facendo qui in digitale. Oltre al papiro di Ramose, sempre a Torino, abbiamo un altro testimone che, ecco, a voi forse sembrerà strano che possa appartenere alla stessa tradizione, in realtà questa è stata un'intuizione geniale di Barbara Lüscher, che
che ha pubblicato una trentina di frammenti che si trovano oggi a Neuchâtel di un manoscritto di Libro dei Morti incompleto, e proprio sulla base della sua definizione della tradizione specifica di Deir el-Medina, che oltre a determinate sequenze di capitoli propone anche delle precise varianti grafiche, paleografiche e anche iconografiche, ha riconosciuto questi frammenti come appartenenti a un incompiuto prodotto in una bottega del villaggio. E qui a Torino noi abbiamo avuto la fortuna di trovare migliaia di altri frammenti dello stesso papiro. Anche questo è un corso d'opera che vedete nell'immagine. E perché è tanto interessante? Dal punto di vista culturale, evidentemente, perché abbiamo di fronte una fase di lavorazione, quindi lo scriba, oltre a redigere i testi, vedete, non solo risparmiava lo spazio destinato alle vignette, ma anche abbozzava e correggeva schizzando le immagini che poi il pittore avrebbe campito e definito nei dettagli. Ma la cosa più interessante di questo papiro, che è una trouvaille di Ernesto Schiaparelli, ma in una precedente campagna di scavo, è il fatto che, mescolato a quei frammenti, ne abbiamo trovati altri di questo documento, che è un rituale dell'apertura della bocca scritto in ieratico. Il contenuto del testo era già stato riconosciuto da Alessandro Rocati, oggi è in studio da parte di Federico Contardi dell'Università di Firenze, però si è persa la contestualizzazione originaria di questo documento, che invece fa parte, perché abbiamo trovato i frammenti inseriti all'interno di quelli del Libro dei Morti, dello stesso lotto rinvenuto da Schiaparelli. Tra l'altro, la cosa per noi ancora più emozionante è che questo rituale dell'apertura della bocca è stato creato per un pittore che si chiama Pai. Ora, questo pittore, che vedete figiato in una stele, anch'essa arrivata a Torino con la collezione Drovetti, è un personaggio noto nella comunità di Deir el-Medina, perché studi iconografici avevano consentito alla Keller e alla Hoffmann di riconoscere in lui e nella sua bottega gli autori della decorazione di molte delle tombe più celebri di Deir el-Medina e anche della Valle dei Re e della Valle delle Regine. Quindi noi abbiamo un lotto di frammenti che proviene, secondo me, dalla bottega di un pittore di cui conosciamo il nome e che è vissuto 3.000 anni fa. Ed è probabilmente a Pai, ma più probabilmente ancora a suo padre, che era a sua volta pittore, che dobbiamo la realizzazione del Libro dei Morti di Bachi, di cui ora vi illustrerò, sarò sintetica, un po' il contenuto. Intanto, essendo opera di una bottega di Deir el-Medina, le raffigurazioni che illustrano le formule del Libro dei Morti trovano un confronto talvolta diretto con le rappresentazioni che sono realizzate nelle pareti delle tombe del sito. Abbiamo al centro una scena del capitolo, qui questa è una rappresentazione del capitolo 146, in cui entrambi i coniugi, Bachi e la moglie Taisen, ma al centro Sennegem e la moglie, e ancora Amenemope e anche nel suo caso la consorte, Henel, sono raffigurati in adorazione davanti ai guardiani delle porte dell'aldilà. E questa rappresentazione è confrontabile, fatte le dovute differenze nelle proporzioni, determinate evidentemente dalla diversità dei supporti. Qui, per gioco, ho sovrapposto una raffigurazione che è molto nota, dei Campi Elisi, capitolo 110 del Libro dei Morti. I frammenti della scena sul papiro di Bachi sono stati sovrapposti a quelli della tomba di Sennegem. Anche in questo caso una scena che è abbastanza resa in modo standardizzato nei papiri del Nuovo Regno. Nelle tombe di Deir el-Medina appare in modo più originale, soprattutto nel registro inferiore, dove abbiamo queste raffigurazioni di elementi vegetali e di piante. E ancora Bachi riprende, come dicevo, e si inserisce nel contesto di una precisa tradizione che propone sequenze testuali identiche,
qui siamo nell'ambito delle formule di trasformazione che devono consentire al defunto di acquisire capacità e sembianze diverse che possono aiutarlo nel proseguo della sua vita nell'aldilà, e queste formule sono trascelte secondo la stessa sequenza in tutti i testimoni di Deryl Medina. Questa è una raffigurazione del capitolo 85, dove l'uccello Ba, che deve consentire al defunto di uscire dalla propria tomba, è raffigurato seguito da un disco solare campito in nero, e questo è un aspetto che richiama ai versi iniziali della formula ed è specifico del contesto di Deryl Medina. Anche la raffigurazione del capitolo 23, che doveva servire a riattivare le capacità sensoriali del defunto e attraverso esse a riacquisire la capacità di nutrirsi, quindi il defunto è rappresentato mentre riceve in omaggio un pane, e raffigurato secondo una specifica iconografia nota solo localmente. Fin qui però direi abbiamo avuto la vita facile, perché ci ha guidato nella nostra ricostruzione il libro dei morti di Neferrempet. I problemi sono iniziati laddove Neferrempet si interrompe, secondo me perché non è compiuto, non è finito, e a noi restavano delle sequenze, dei capitoli che non sapevamo come raccordare tra di loro. Avevamo ricostruito i vari insiemi, perché i testi più o meno sono noti, ma non sapevamo come giuntarli. Poi a un certo punto abbiamo avuto un'illuminazione notturna, e poiché gli spazi all'archivio di Stato sono ampi, abbiamo accostato tavoli, abbiamo ricostruito, accostato, giuntato i frammenti fino ad arrivare alla sequenza finale del papiro, che era lunga 5 metri. Naturalmente questa sequenza non abbiamo potuto ricostruirla, abbiamo dovuto spezzarla, perché la movimentazione di 5 metri di vetro risultava assolutamente impensabile. Nel papiro, nel libro, abbiamo dato una ricostruzione digitale di questa sezione finale, che comporta dei capitoli di cui vi illustrerò molto rapidamente il contenuto. Questo che vedete alle mie spalle è qualcosa di estremamente interessante. Risale alla piramide di Unas, cioè abbiamo una tradizione plurimillenaria di testi funerari che vengono arricchiti da altri formulari mutuati dai successivi testi dei sarcofagi, che danno una versione molto estesa di questo capitolo, che nel libro dei morti di Bachi ha la prima attestazione. E sono formule che molto delicate, perché devono accompagnare il defunto in quelle fasi che vengono dopo la mummificazione e servono di accompagnamento al corpo verso la tomba. Sono le cosiddette glorificazioni, che devono consentire al morto di acquisire uno statuto particolare, equiparato quindi a quello di Osiride, e con questa forma di glorificato, di spirito glorificato, potrà accedere all'aldilà attraverso dei portali custoditi da dei demoni, di cui bisogna conoscere il nome per poter transitare indenni. E qui abbiamo avuto un'altra sorpresa, perché a questo punto abbiamo istituito un altro parallelo con qualcosa di assolutamente inaspettato, cioè la tomba della regina Nefertari, che come sapete è stata, tra le altre cose, esplorata per la prima volta da Ernesto Schiaparelli, di cui vediamo le fotografie. E la camera del sarcofago della tomba della regina è interamente decorata da estratti dei capitoli 146 e 147, che riguardano appunto i portali dell'aldilà, e l'iconografia, ma anche la versione testuale, è identica sia nella tomba che nel libro di Bachi. Una sorpresa ancora più grande l'abbiamo avuta scoprendo la prima attestazione oggi nota di questa celebre scena realizzata nella tomba di Nefertari, che rappresenta l'unione tra la versione notturna di Ra e del dio Sole Ra e il dio Osiride. Da questa fusione deriva un'immagine mista, con la testa d'ariete coronata da disco solare, che è la raffigurazione del sole notturno, e il corpo invece è quello mummiforme degli Osiride. Entrambi sono adorati dalle lamentatrici per eccellenza, cioè Iside e Nefti. Ecco, questa celebre scena in cui la didascalia esplicita che si tratta di Ra che riposa in Osiride, Osiride che riposa in Ra, e quindi abbiamo il momento, diciamo, culminante del viaggio notturno del sole nell'aldilà, quando incontra Osiride e ne esce rigenerato, ha la sua prima realizzazione nel papiro di Bachi. Un'altra raffigurazione
che ha un preciso riscontro con Nefertari è questa, che riguarda una scena del capitolo 148 che deve garantire al defunto il nutrimento nell'aldilà, la protezione, e che ecco, questo è interessante perché vorrei solo farvi notare rapidamente, vedete, c'è una chiara discromia. Alcuni frammenti sono molto più scuri, alcuni hanno dei colori più chiari, meglio conservati, vivaci. Questo perché semplicemente quelli più scuri erano stati già estrapolati da questo ammasso primogenio di papiri e erano stati esposti in museo già nel 1800. E l'esposizione agli agenti inquinanti e anche alla luce ha determinato un'alterazione irreparabile della cromia del papiro. I frammenti che noi abbiamo aggiunto invece erano rimasti conservati, protetti al buio, e quindi risultano essere più vivaci. Questo spiega anche perché il papiro che oggi è esposto per la bimestrale, quindi per questa mostra che dura solo 2 mesi, sarà poi per la maggior parte del tempo riposto in magazzino, protetto dall'esposizione, dall'irradiazione della luce. La stessa scena noi la troviamo nella tomba di Nefertari, realizzata tra l'altro nello stesso annesso, quindi in dialogo diretto, come se fosse nella successione del nostro papiro, anche nella tomba appunto della regina, insieme alla vignetta dell'unione di Ra e Osiride. Arriviamo, sarete felici, alla fine del papiro, e con questa scena finale, purtroppo molto frammentaria, ma devo dire che noi siamo felicissimi di averla trovata, perché anche in questo caso abbiamo di fronte qualcosa di abbastanza particolare. Cercherò di illustrarvela rapidamente. Il defunto frammentato in adorazione davanti a un Osiride di cui si vede il gomito, il flagello all'interno di un sacello. Davanti al dio si trova questa raffigurazione di geni portatori di fiaccola che servono a illuminare le tenebre dell'aldilà, e poi la scena finale, di nuovo Baki con la moglie Taisen raffigurati in adorazione di una cosa giallina che vi spiegherò che cos'è con la dia successiva. E poi questa veramente è la fine, vedete, è conservato l'angolo con la cornice conclusiva del papiro. E che cosa stanno adorando? Stanno adorando queste due braccia che fuoriescono da quella che è la rappresentazione schematica su papiro della montagna dell'Occidente. Ma per capire meglio quello che stiamo vedendo ricorro ancora a una tomba di Deir el-Medina, dove è raffigurato in sintesi quello che invece è riprodotto con due scene distinte sul papiro, sui papiri. Si tratta cioè di una raffigurazione di nuovo che richiama all'unione notturna di Osiride Ra, il disco solare che qui è raffigurato accolto da queste braccia dipinte di giallo che fuoriescono dalla montagna dell'Occidente, entra alla fine del suo percorso notturno nell'aldilà, al cospetto di Osiride, si unisce con Osiride e da questa unione uscirà rigenerato, pronto per risorgere all'alba di un nuovo giorno. E qui ricomincia tutto, perché siamo alla vignetta iniziale con la rappresentazione del sole che esce appunto all'alba nella montagna a est. Io mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie davvero per la presentazione, per questo, non solo per aver presentato il libro, ma per averci portato in questo viaggio a Deir el-Medina e averci illustrato brevemente anche le concezioni mitico-religiose dell'Antico Egitto. E in tutto il lavoro, devo dire, io l'ho letto con grandissimo interesse, in tutto il lavoro, per esempio, sui capitoli 144, 146 del Libro dei Morti, c'è tutto sempre una grande attenzione sulla, non solo sulla ricostruzione ovviamente del testo, ma sulla tradizione testuale, sulla sua contestualizzazione. Grazie quindi davvero per quello che avete fatto e che continuerete a fare, e questo penso sia l'esempio più bello di come dare un'idea contraria di quello che il museo è in realtà. Tutti pensano che il museo sia un qualcosa di statico, e che a me è stato chiesto quando abbiamo aperto il Museo Egizio cosa avessi ancora da fare, perché il museo è stato aperto. Ecco, il museo è ogni giorno una bellissima scoperta. Questa è una miniera incredibile
in cui nei prossimi 200 anni, oso dire, si potrà continuare a studiare, a fare nuove scoperte e avvicinarci sempre un po' di più a quello che è il tentativo di ricostruzione per quanto possibile del passato. Grazie a tutti voi e buona serata.